Siamo finalmente arrivati ad Elbaf. Le rivelazioni su questo misterioso regno dei giganti e le sue implicazioni stanno creando un hype incredibile. In particolare, l'introduzione dell'albero Yggdrasil suggerisce che questa nuova saga potrebbe essere un punto di svolta non solo per la trama, ma per l'intero universo di One Piece. Elbaf potrebbe infatti rivelarsi l'origine di molte delle razze non umane che abbiamo incontrato lungo il viaggio di Ruffy e della sua ciurma, e potrebbe anche gettare nuova luce sulla vera storia del mondo, collegandosi a elementi chiave come gli alberi Adam e Eve. In questo video esploreremo in profondità la teoria che Elbaf, l'albero Yggdrasil, e i suoi 9 regni non siano solo ispirati alla mitologia norrena, ma che siano strettamente collegati alla creazione del mondo e delle razze di One Piece. Inoltre, discuteremo delle implicazioni narrative di ciò che potrebbe significare per il futuro della ciurma di Cappello di Paglia e per i misteri centrali della storia, come il legame tra Joy Boy, Nika e le diverse razze che popolano questo universo. Nella mitologia norrena, l'albero Yggdrasil è descritto come un albero cosmico che collega 9 mondi o regni, ognuno abitato da diverse creature mitologiche. Questi mondi includono Asgard, il regno degli dei, Midgard, il mondo degli umani, e Jotunheim, la dimora dei giganti. Quando osserviamo Elbaf attraverso questa lente mitologica, diventa evidente che Oda stia prendendo ispirazione da queste leggende per costruire il prossimo arco narrativo. Nel mito norreno, Nidavellir è il regno sotterraneo abitato dai nani, famosi per la loro abilità nel creare armi e oggetti magici. In One Piece possiamo facilmente associare questo regno ai Tontatta, la tribù dei nani che abbiamo incontrato a Dressrosa. Come i nani di Nidavellir, i Tontatta sono maestri nell'artigianato e nelle invenzioni. Ma ciò che è davvero intrigante è che sappiamo che i Tontatta, circa 900 anni fa, abbandonarono la loro casa originaria, che rimane tuttora un mistero. Se Elbaf è davvero legato a Yggdrasil, Nidavellir potrebbe essere la loro casa ancestrale. Il regno più alto dell'albero è Asgard, la dimora degli dei. In One Piece ci sono 2 razze che potrebbero occupare questo posto elevato, i Lunariani e il popolo alato. I Lunariani, che una volta erano venerati come dei e abitavano sulla cima del mondo, si adattano perfettamente a questa descrizione. Tuttavia, anche il popolo alato, inclusi quelli di Skypiea e di Birka, l'isola da cui proviene Eneru, potrebbe rivendicare Asgard come loro casa. Il complesso di divinità di Eneru, che si autoproclamava Dio, rafforza ulteriormente questa connessione. Vanaheim è il regno dei Vanir, dei legati alla natura, alla prosperità e alla veggenza. Questa dimensione è più nebulosa, ma potrebbe essere la dimora dei Minks, creature che vivono in simbiosi con la natura, o della misteriosa tribù dei Tre Occhi, che possiede abilità preveggenti e l'abilità di leggere i poemi Grif. Jotunheim è il regno dei giganti nel mito norreno, ma in One Piece sembra che vi sia una distinzione tra i giganti comuni di Elbaf e gli antichi giganti, come Horse. Jotunheim potrebbe essere la patria di questi giganti più grandi e feroci, e la descrizione di Horse, morto in una terra ghiacciata, coincide perfettamente con la rappresentazione di Jotunheim come un luogo di inverno eterno. Midgard, il mondo degli umani in questo contesto, potrebbe essere la casa dei giganti di Elbaf che abbiamo visto finora, come Dorri e Broghi. Le loro interazioni con gli umani, come Shanks e Mother Caramel, e il loro stile di vita relativamente normale rispetto agli altri giganti, suggeriscono che Midgard potrebbe essere il regno in cui si trovano. Niflheim è un regno di nebbia e ghiaccio, e la tribù più adatta a vivere in un ambiente simile sono i fratelli Yeti visti su Punk Hazard. Questi giganti, ricoperti di pelliccia, sembrano perfetti abitanti di un regno freddo come Niflheim. Muspelheim, il regno del fuoco e del calore, potrebbe essere la dimora della misteriosa razza degli Oni, rappresentata da Kaido e Yamato. Gli Oni, noti per la loro forza brutale e il legame con il fuoco, sembrano adattarsi perfettamente a questo ambiente. Alfheim è la dimora degli elfi nella mitologia norrena, ma in One Piece non abbiamo ancora visto una razza simile agli elfi. Tuttavia, con l'introduzione di altre razze mitologiche come i giganti, i nani e i Minks, non sarebbe sorprendente se vedessimo l'arrivo di una razza elfica in futuro. Infine, Helheim è il regno dei morti, e potrebbe essere un luogo centrale per Brook, il musicista non morto della ciurma di Ruffy. La sua presenza in questo regno infernale avrebbe perfettamente senso, visto il suo legame con la morte e l'aldilà. Se Elbaf e l'albero Yggdrasil sono davvero la chiave per comprendere l'origine delle razze in One Piece,
Allora questo ci porta a una serie di domande cruciali. Perché queste razze mitiche hanno dovuto abbandonare la loro casa originale? Cosa ha causato il declino di Yggdrasil e la dispersione delle razze in tutto il mondo? Una possibile risposta risiede nella Grande Guerra avvenuta 900 anni fa, che ha portato alla creazione del governo mondiale e alla cancellazione di molte informazioni sulla vera storia. Potrebbe essere che l'albero Yggdrasil fosse un tempo il centro di un grande regno, simile a quello di cui parla Clover a O'Hara, ma che sia stato distrutto durante questa guerra, costringendo le razze a cercare rifugio altrove. Questo spiegherebbe anche perché così tante razze non umane sono emarginate o perseguitate nel mondo attuale, come i Fishman e i Lunariani. Oltre all'albero Yggdrasil, ci sono altri due alberi leggendari menzionati in One Piece, l'albero del tesoro Adam e l'albero del sole. Il legno di Adam è stato utilizzato per costruire la nave dei Cappello di Paglia, la Thousand Sunny, e si dice che provenga da un albero in una terra devastata dalla guerra. Se Elbaf è quella terra, potremmo finalmente scoprire la posizione dell'albero Adam e il suo vero significato. D'altra parte, l'albero del sole Eve, che si trova sull'isola degli uomini pesce, è un altro elemento chiave. La sua capacità di portare la luce del sole fino al fondo del mare potrebbe indicare un legame profondo con Yggdrasil, suggerendo che anche l'albero Eve possa essere una delle radici o manifestazioni di Yggdrasil stesso. Un altro aspetto interessante della teoria di Elbaf è la possibilità che la ciurma di Rufy possa essere separata nei vari regni di Yggdrasil per affrontare diverse sfide. Questo tipo di narrazione, dove i membri della ciurma sono divisi e costretti a superare prove individuali, è un elemento classico di One Piece. Ad esempio, Rufy potrebbe essere destinato ad affrontare Asgard, il regno degli dei, mentre Brook potrebbe ritrovarsi in Helheim, il regno dei morti. Usopp, che aspira a diventare un guerriero coraggioso, potrebbe essere mandato a Jotunheim, dove affrontare i giganti più temibili. Questa separazione permetterebbe a Oda di esplorare profondamente ogni personaggio, rivelando nuove sfaccettature della loro crescita e motivazione, mentre allo stesso tempo svela i segreti di ogni regno. Inoltre, potrebbe esserci una prova finale che richiede che tutti i membri della ciurma si riuniscano per affrontare una minaccia comune, forse collegata alla vera identità di Nika e al mistero di Joy Boy. Oltre alla scoperta delle origini delle razze e dei legami con gli alberi leggendari, Elbaf sembra essere destinata a diventare anche un campo di battaglia per alcuni dei conflitti più importanti nella storia. Il gigante Loki, principe di Elbaf, potrebbe giocare un ruolo centrale, soprattutto se rappresenta una forza ostile che Rufy e la sua ciurma dovranno affrontare. Inoltre c'è la questione di Shanks, che ha legami profondi con Elbaf e potrebbe essere coinvolto in qualche modo nel destino della ciurma di Cappello di Paglia. Il ruolo di Shanks è stato sempre avvolto nel mistero, ma con la sua comparsa sempre più imminente, potremmo finalmente scoprire quali sono i suoi veri obiettivi. Elbaf è stato a lungo uno dei luoghi più attesi e misteriosi di One Piece, e ora che siamo finalmente arrivati, sembra che le rivelazioni potrebbero superare ogni aspettativa. L'albero Yggdrasil e i suoi 9 regni offrono una struttura narrativa incredibilmente ricca, non solo per approfondire la storia delle razze non umane, ma anche per esplorare i temi della mitologia, della storia antica e delle battaglie epiche che definiscono il mondo di One Piece. Oda ha dimostrato più volte di essere un maestro nel creare mondi complessi e interconnessi. E se le teorie su Yggdrasil si rivelassero corrette, potremmo essere di fronte a una delle saghe più epiche e significative di tutto One Piece. Non ci resta che attendere e vedere quali segreti si nascondono davvero sotto le fronde dell'albero cosmico di Elbaf. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.